Mentre stavo spolverando e analizzando alcuni campioni, mi sono imbattuta in un frammento di calcedonio rosso. Tra tutti i campioni presenti nel cassetto, era quello meno appariscente e affascinante, ma mi ha incuriosito il fatto che erano presenti delle piccole macchie di colore a forma di serpentini. Sembrava che al di sotto della superficie smaltata fossero stati ingabbiati tanti esserini colorati, rossi, marroni, gialli, ocre e arancioni. Ma la cosa più interessante era la provenienza del minerale. La sua etichetta indicava che veniva da Kremnica, una città della Slovacchia famosa per le sue fonti di minerali. In particolare, è rimasta alla storia per la sua zecca d'oro, che portò ricchezza al paese per più di un millennio. Facendo una breve ricerca sulla città, ho scoperto che venne definita per molti secoli la città d'oro e che secondo alcuni studiosi si trovi nell'esatto centro geografico dell'Europa. Ecco, io non sono superstiziosa, ma la notizia non ha che potuto portarmi a pensare alla leggenda della città di El Dorado, che nel XV secolo portò gli esploratori a navigare per mari e per monti alla ricerca della sfarzosa città mitica.